Buonasera e ben ritrovati con questa nuova puntata di Speciale Calciomercato, il format che ovviamente dedichiamo a questa sessione estiva di calciomercato. Come di consueto andremo a spaziare dalla Serie A all'eccellenza, passando per Serie B, Serie C, Serie D. Come di consueto avremo anche tanti ospiti, calciatori, dirigenti, direttori sportivi, giornalisti, e voglio partire proprio da un calciatore, meglio dall'ex centrocampista della Virtus Francavilla, Domenico Franco. Buonasera Mimmo. Ciao, buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Allora, nei giorni scorsi abbiamo raccontato in maniera molto approfondita nei nostri servizi, nei nostri TG Sport, anche negli speciali di calciomercato, di questa operazione, di questa trattativa con il Cerignola. Poi è arrivata una fumata nera, quindi l'affare non si è chiuso e adesso la domanda sorge spontanea: dove giocherai il prossimo anno? Cosa bolle in pentola? Ma sì, c'era stato questo contatto col Cerignola, ero andato anche lì con il mio procuratore, poi c'è stato qualche problema tra direttore e allenatore, quindi diciamo che sono tornato a casa. Ora continuo ad allenarmi e niente, spero che arrivi la chiamata giusta per iniziare comunque, perché c'è tanta voglia. Sappiamo che a Francavilla hai lasciato comunque tanti amici, e ti chiedo come vedi la Virtus Francavilla in vista del prossimo anno, perché comunque ci sono state tante novità, tanti innesti in entrata, giovani e non solo. Che Virtus Francavilla ti aspetti di vedere nel prossimo girone C di Serie C? Sì, ho lasciato tanti amici che comunque ci sentiamo quasi tutti i giorni, quindi fa sempre piacere, mi sento sempre con Chicco, con Miceli, con Perez, quindi sono contento che è rimasto questo rapporto, e auguro comunque a loro di fare bene, perché comunque partono da una buona base, e quindi secondo me potranno continuare il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso. Ecco, in chiusura, e poi ti lascio libero, ti chiedo che tipo di girone C ti aspetti, perché ancora non si sanno con precisione quali sono le 20 squadre che andranno a contornarlo, però già diverse squadre stanno muovendosi in maniera interessante: Catanzaro, Avellino, Foggia. Già intravedi una potenziale favorita, oppure pensi che si possa partire davvero da zero? Ti dico così, che secondo me Catanzaro parte un po' più avanti rispetto agli altri, perché comunque parte da una base di giocatori, l'allenatore comunque già c'erano l'anno scorso, però sarà un campionato difficile perché c'è anche il Crotone che sta facendo una grande squadra, l'Avellino una squadra giovane ma con l'allenatore forte, secondo me darà fastidio fino alla fine. Se partono forti secondo me possono stare lì su, e il Foggia comunque ha preso un allenatore esperto e sta comunque allestendo una buona squadra, quindi sarà un campionato difficile come sempre. Diciamo che ad oggi ti dico, secondo me è favorito il Catanzaro, però lo sai meglio di me che comunque non è tutto come con i pronostici, è facile, ma poi il campo sarà a dire la verità. Assolutamente sì, ciò che è certo è che ci aspetta un campionato di Serie C, un girone C molto divertente, molto equilibrato, e personalmente mi auguro di vederti ancora protagonista. Grazie, grazie Alessandro, lo spero, perché comunque siamo bene, quindi è giusto che continui a fare quello che mi piace. Assolutamente sì, io ti ringrazio per questo intervento e ti auguro grazie una te, buona serata. Te, buona serata. Ciao, grazie. E allora, fra pochissimo avremo un altro ospite in diretta, sempre telefonica, ossia la collega Claudia Marrone, giornalista di Tutto Mercato Web. Non so se ce l'abbiamo già. Sì, ce l'abbiamo. Claudia, buonasera. Ciao, buonasera a te studio e a tutti i telespettatori. Allora, intanto ti ringrazio perché so che ti ho preso in una serata lavorativa, quindi ti ruberò davvero pochissimo sempre tempo. Sempre sulla Serie C, però precisiamo, a breve ci sarà la presentazione del Pontedera.
quindi siamo in tema, quindi rimaniamo in tema e parliamo un po' di Serie C. È un mercato un po' strano perché sappiamo che tu stai particolarmente specializzandoti sul calciomercato, dicevamo, è una sessione un po' particolare, si è partiti con gli under, adesso ci si sta concentrando sugli over, poi queste situazioni ancora in stallo per quanto concerne Teramo e Campobasso non stanno aiutando i vari direttori sportivi, è un mercato molto particolare, giusto? Sì, assolutamente, concordo pienamente con l'analisi che hai fatto, anche perché comunque insomma ora si arriva anche in un momento un po' anomalo della stagione, anche perché le squadre stanno ultimando i ritiri, insomma siamo più o meno alla metà dei ritiri e credo quindi che insomma tra una decina di giorni magari anche il mercato si potrà riattivare. Adesso lo vedo effettivamente un po' spento, ma perché probabilmente sono anche in corso delle valutazioni da parte dei vari staff delle società sugli elementi a disposizione, chiaramente quindi si tende un attimo a temporeggiare anche per eventuali altri innesti. Cioè poi appunto come dicevi giustamente te, anche da sistemare le questioni under e over, da vedere quello che poi sarà di Teramo e Campobasso, perché comunque eventualmente potrebbero regalare queste due squadre se effettivamente fosse confermata la loro esclusione dalla Serie C, e credo che il tutto lo sarà perché il TAR ha dei tempi della giustizia ordinaria, quindi tempi estremamente lunghi, regalerà ovviamente anche degli svincolati che magari possono far comodo. Assolutamente sì, diciamo che il ricorso al TAR è stata una mossa più disperata che altro, sia per il Teramo che per il Campobasso, che stanno davvero provando a giocarsi le ultimissime carte per iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Sicuramente dal 2 agosto in poi ne sapremo qualcosa di più in merito, però con te voglio spostarmi anche sulla Serie B, perché so che sei molto esperta anche di questa categoria, una Serie B che ha davvero tutte le carte in regola per potersi far chiamare una Serie A2. Sì, allora anche l'anno scorso effettivamente il livello è stato abbastanza, allora più che altro in realtà io ti direi equiparato tra le varie formazioni, perché comunque è stato un campionato veramente molto molto livellato l'anno scorso e lo dimostra il fatto che si era arrivati a 90 minuti dalla fine senza una formazione promossa. Hanno avuto poi la meglio Lecce e Cremonese, insomma il Monza si era un po' suicidato prima di vincere il playoff poi col Pisa, però insomma a 90 minuti dalla fine non c'era una vincitrice. Quest'anno mi sembra che insomma sì, l'andazzo sia abbastanza insolito, perché comunque ci sono tante squadre che almeno ai nastri di partenza hanno delle buone chance per potersi giocare la Serie A. Poi sentivo prima il tuo ospite Franco che giustamente diceva che i pronostici sono anche un po' difficili da fare, perché comunque non sono ancora ultimate le rose, e questo poi insomma è chiaro, si vedrà il 31, il primo settembre anzi, quelli che saranno gli organici definitivi, e questo può spostare un po' gli equilibri, anche se in Serie B io credo sia un po' difficile pareggiare il gran colpo del Genoa, essendosi assicurata Massimo Coda, salvo poi imprevisti, perché nel calcio non si può mai dire, insomma ha il miglior calciatore in circolazione per la Serie B. Assolutamente sì, e mi hai tolto le parole di bocca, Massimo Coda freschissimo di una prestazione mostra in amichevole contro la Lazio. Ecco, visto che hai parlato di Coda, hai parlato del Lecce, ti voglio fare una domanda molto specifica. Secondo te il Lecce ha fatto bene a privarsi di Coda per puntare su due attaccanti completamente diversi come Cissé e Colombo, oppure avrebbe dovuto e potuto insistere sul proprio bomber? Allora, in realtà io su questo mi sono fatta anche un po' un'idea magari anche leggermente contraria a questo, nel senso che quanto è stato il Lecce e quanto magari è stato Massimo Coda a preferire una sorta di, la chiamo così ma non in modo offensivo, però una sorta di comfort zone in Serie B. In Serie B Coda è un'assoluta certezza, in Serie A magari si doveva un po' rimettere in discussione e probabilmente è anche stata una scelta personale. Questo non lo so, non ho mai capito la dinamica che ha portato Coda all'addio ai Salentini. Ho letto una sua recente intervista, ha parlato di un addio molto sofferto e a questo ci credo. Quel che è certo è che il Genoa ha calato il grande colpo, penso che questa poi sia la vera certezza di tutta questa vicenda. E comunque nel caso poi anche lì, anche qualora fosse stato Coda a scegliere una comfort zone, ovvero una categoria dove fa la differenza, insomma, secondo me ha fatto anche bene, perché poi penso sia sempre meglio giocare da protagonisti che magari rischiare qualcosa in più, insomma, soprattutto perché Massimo Coda non ha più 20 anni, che quindi può ancora rischiare qualcosa. Io ecco, condivido comunque la scelta nel caso di confermarsi ancora in Serie B.
Mi trovi davvero particolarmente d'accordo con Coda, che possiamo definirlo il più classico dei bomber di categoria. Ne troviamo davvero in ogni categoria calciatori che applicano delle scelte del genere. Chi non vuole salire ad esempio dalla C alla B o dalla D alla C, sono tantissimi in tal senso i calciatori che decidono di rimanere nella cosiddetta comfort zone. Sei stata davvero chiarissima e in chiusura ti chiedo cosa potrebbe fare adesso il Lecce per puntellare al meglio la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Beh, allora, effettivamente la cosa più istintiva sarebbe dire sostituire Massimo Coda con un calciatore all'altezza di Coda. Ora, è vero che i nomi che prima hai fatto te sono nomi sicuramente di prospettiva, insomma, anche vedendo un po' il mercato degli ultimi anni di Corvino, difficilmente ha sbagliato l'attaccante, perché, come disse, no, lui piuttosto sbaglio moglie ma non sbaglio l'attaccante. Ecco, quindi, insomma, è vero anche che poi magari il Lecce può essere una di quelle squadre che può disputare anche un campionato tranquillo a salvarsi, non credo che abbia l'obbligo di dover fare chissà che. Quindi insomma, è vero che però anche la Serie A, per quel poco che magari la sto seguendo, è una categoria sicuramente molto molto particolare, non è una categoria poi così semplice come possa sembrare, e il fatto che si siano affacciate anche formazioni abbastanza nuove adesso per la categoria, penso al Monza e alla Cremonese, magari una sicurezza in più la formazione salentina può darla, anche se poi il Monza ha ovviamente altre disponibilità economiche e ha già una forza insita, perché comunque presentarsi anche in sede di mercato con Gagliani, credo che per chiunque sia una garanzia, perché io ci credo quando magari Gagliani dice anche ma sì, con Icardi ci posso parlare, uno poi può dire ma Monza e Icardi cosa c'entra? Beh, è chiaro che con Gagliani chiunque si sia dal tavolo a parlare. Sì, sono quei piccoli dettagli che poi non sono così piccoli, che fanno davvero la differenza sul lungo termine quando si sta costruendo una squadra per la promozione in Serie A. Claudio, davvero non voglio rubarti altro tempo, ti auguro una buona serata, ecco, ed un buon lavoro. Magari a proposito delle squadre pugliesi ci sarà anche da vedere la questione delle multiproprietà, perché comunque anche questa è una questione che lega Serie A e Serie B. Napoli-Bari, Gravina oggi sembra aver un minimo aperto, perché comunque in una recente intervista ha dichiarato che cercherà con De Laurentiis una soluzione che non vada contro gli interessi del calcio ma neppure di imprenditori seri che investono nelle società. Quindi anche questo, ecco, è un altro di quegli aspetti extra campo che però secondo me potrà incidere nel computo di un campionato. Assolutamente sì, e sarà interessante seguire anche l'evolversi poi della sfaccettatura Napoli-Bari, con i tifosi del Napoli che al momento sono tutt'altro che felici e quelli del Bari, per i quali possiamo dire fondamentalmente la stessa cosa. Al momento la famiglia De Laurentiis sta un po' provando a mettere due piedi nella stessa scarpa, però prima o poi una decisione verrà presa per il bene dell'una e dell'altra società. Grazie mille Claudia. Grazie mille a te, ti chiedo scusa veramente per la fretta con cui magari ti ho fatto fare questo collegamento, ma rimedierò sicuramente un'altra volta. Ci rifaremo in un'altra occasione, anche perché lo speciale calciomercato andrà avanti fino al gong di fine estate. A presto! Ciao Claudia, buona serata e buon lavoro. Claudia è appunto la collega di Tutto Mercato Web, Claudia Marrone, che ringraziamo. E a brevissimo avremo anche il direttore tecnico della Virtus Francavilla, Angelo Antonazzo, con cui faremo un po' una chiacchierata su questi nuovi acquisti arrivati proprio in terra imperiale. Direttore, buonasera. Ciao, buonasera Alessandro, buonasera a tutti. E allora, in occasione dell'amichevole che abbiamo visto, quella là, Virtus Francavilla-Lecce, un'amichevole di super lusso che ha fatto divertire i tifosi, ha sì vinto il Lecce, però la Virtus non ha assolutamente sfigurato contro una squadra innanzitutto più avanti nella preparazione, ma poi di due categorie superiori. Abbiamo avuto modo di conoscere qualche giovane innesto, qualcuno dei ragazzi che avete con tanto orgoglio portato a Francavilla. Fra questi c'è Tommaso Di Marco, che si è reso protagonista con la migliore palla gol del match. Ecco, direttore, vuole un po' raccontarci questo ragazzo, vuole un po' farci un quadro di quello che potremo ancora vedere di lui e degli altri? Sì, allora, sicuramente è stato un piacere, un onore ospitare Lecce qui a Francavilla, perché una squadra di Serie A non capita tutti i giorni, quindi ci fa piacere che abbiamo scelto noi per una partita di un amichevole soprattutto. Per noi sì, l'importante è non farsi male, perché siamo partiti appena da una settimana, quindi capivo anche i ragazzi che chiaramente davanti a una cornice di pubblico importante volevamo fare qualcosa in più, però l'importante è che non ci sono stati, diciamo, questi problemi muscolari.
Abbiamo potuto vedere all'opera i ragazzi, sì, sicuramente quelli che fino ad ora abbiamo portato qui, tra cui Di Marco, che è un classe 2003, che secondo me è un giocatore da un gran futuro e sicuramente si ritaglierà un grande spazio quest'anno e sicuramente si farà conoscere. Noi lo stiamo vedendo ogni giorno all'opera, è un ragazzo che al cospetto di una certa entità che parla di un 2003, diciamo che ha una grande maturità, quindi è un giocatore già pronto. Ma così come Solcia, oltre chiaramente i ragazzi che sono Risolo e Murillo, che sono due giocatori invece molto importanti, che hanno già dimostrato che hanno grande voglia di rivalsa e di riscatto. Ma ci sono tantissimi under che hanno davvero ben figurato, lo stesso Avella che era il primo impegno, seppur non ufficiale, con dei nuovissimi compagni in difesa davanti a sé, lo stesso Carella ha disputato, a mio modesto avviso, una grandissima partita. Poi abbiamo visto anche in panchina Alexis Diong, un ragazzo classe 2002, un difensore che non so se avete già tesserato oppure se è in prova, comunque era indistinta, giusto? Sì, è indistinto, non poteva chiaramente giocare perché è una partita ufficiale, quindi lui non è ancora tesserato, un ragazzo che abbiamo in prova, portoghese, che l'anno scorso ha fatto molto bene il campionato di eccellenza a Manduria, ha tantissime squadre in Serie D che lo vorrebbero, però noi diciamo in questo momento vogliamo valutarlo, perché è un ragazzo di grande qualità, quindi è un ragazzo che adesso stiamo monitorando. E infatti in eccellenza parlano davvero un gran bene di lui, a Manduria hanno un grande ricordo di lui e facendo anche una piccolissima ricerca sul web troverete video del tipo Alexis Dieng, il Baresi di Manduria, quindi questo per farvi comprendere quanto appunto sia promettente questo classe 2002 e vedremo se appunto la firma arriverà a stretto giro, direttore. Sì, esatto, e stiamo valutando chiaramente perché è un ragazzo che viene da una categoria comunque di due categorie sotto, quindi anche vogliamo capire come possa smaltire anche velocemente i carichi di lavoro, però fino adesso è stato molto positivo. Bene direttore, la ringrazio e le auguro una buona serata. Grazie a te Alessandro, grazie. Il prossimo ospite di serata appunto è niente proprio di meno che il presidente del Brindisi, Daniele Arigliano, direttamente dal ritiro di Castelluccio Inferiore. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Allora, come procede il ritiro? I ragazzi bene, io li raggiungerò nel fine settimana, mi sono sentito stamattina con il mister e ha dato una giornata di riposo e domani ricominceranno le doppie sedute negli allenamenti. Bene, presidente, non so se vuole farci un piccolo regalo, io ci provo, se vuole appunto darci un qualcosa di nuovo, una notizia in esclusiva, un qualcosa che per il momento non è ancora emerso, io faccio un tentativo. Guarda, proprio da un 10 minuti, un quarto d'ora mi sono sentito telefonicamente col direttore Minguzzi e domani ci sarà la firma di un, a nostro avviso, forte difensore, comunque la firma di un difensore che ha militato quest'anno in Lega Pro nel girone B. Con questo crediamo e speriamo di completare il reparto difensivo e per poi, come ormai voi più volte avete ripetuto, con un paio di innesti a centrocampo poi dovremmo poter dichiarare conclusa la campagna acquisti. Eh beh, anche perché avete davvero fatto fuoco e fiamme in questa sessione estiva, adesso arriverà anche questo difensore dal professionismo, dal girone B di Serie C, quindi ci ha dato questi due indizi e ce li faremo bastare perché sono più che sufficienti, andremo noi poi alla ricerca del... Caramanzia, io non dico il nome perché non l'ho mai fatto fin quando il calciatore effettivamente non firma, perché c'è l'accordo, c'è l'intesa, c'è tutto... Siamo convinti di avere a che fare con un serio professionista che ha solo fatto Lega Pro, quindi una persona abituata a lavorare in maniera professionale, però fin quando non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, insomma, fin quando non vedremo le rispettive firme della società e del calciatore per ovvi motivi vorremmo evitare appunto di rivelare il nome. Assolutamente, lungi da noi ostacolare la vostra scaramanzia, presidente. Intanto vi ringraziamo per questa notizia che ci avete fornito, quindi parliamo di un giocatore, di un difensore over, le chiedo solo questo. Sì, no, un difensore over è un centrale difensivo destro.
Perfetto, io ringrazio il direttore, le auguro una buona serata e buon ritiro, visto che dovrà partire domani, ha detto. Sì, domani o domani, comunque nel fine settimana raggiungerò i ragazzi, questi sono periodi lavorativamente intensi per me, quindi non posso proprio allontanarmi per più di un giorno o due. Possiamo immaginare, auguriamo ancora una buona serata al presidente Rigliano. Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci. E auguriamo chiaramente al Brindisi un buon lavoro. I biancazzurri sono al momento, come ha detto il presidente, in ritiro alla guida del mister Ciro Danucci. Immaginiamo che si stia lavorando in maniera molto intensa per costruire poi un grande campionato di Serie D in vista del prossimo anno. A brevissimo sarà nostro ospite il direttore sportivo Massimo Bava. Se ben ricorderete, è stato nostro ospite anche un paio di puntate fa di Speciale Calcio Mercato, non so se è già in collegamento. Non ce l'abbiamo ancora, pertanto diamo un'occhiata alle notizie forniteci dalla squadra sportiva, dalla redazione sportiva di tuttocalciopuglia.com. Vediamo un po' quali sono le ufficialità emerse nel corso dell'ultima giornata. Tuttocalciopuglia.com, la casa del calcio pugliese. Qui abbiamo in primo piano un'ufficialità: Casarano, un nuovo attaccante alla corte di Costantino, e si tratta di Gatto, quindi un innesto molto importante per il Casarano, con Montervino che sta facendo davvero un gran bel lavoro pur essendo partito in ritardo. Qui si torna a parlare del Lecce, salta lo scambio Maier di Francesco, piace Sandro, uno scambio che si è particolarmente complicato. Vi spieghiamo in breve che cosa è successo. La SPAL aveva chiesto per Di Francesco una contropartita tecnica ai salentini che hanno offerto Maier, che in un primo momento sembrava piacere, poi c'è stato un ripensamento perché la SPAL ha deciso di non voler più una contropartita più conguaglio economico, ma semplicemente un giocatore in scambio, e Maier non è stato reputato dello stesso livello di Di Francesco. Questo è il motivo per cui la trattativa sta pian piano arenandosi, con il Lecce che comunque non molla Di Francesco, però adesso sta piacendo sempre di più il profilo di Sandro, ex tra le altre di Barcellona ed Everton, un esterno che potrebbe appunto ricoprire una ghiotta alternativa a Di Francesco, che è stata ed è tuttora una richiesta di mister Baroni. Ancora un'ufficialità per quanto concerne il Bitonto: rinforzo under tra i pali, ecco Petrarca. Quindi Petrarca, Filippo Petrarca, sarà ed è il nuovo portiere del Bitonto. Un'altra ufficialità, questa per quanto concerne l'Altamura: confermato il difensore Canutè, un'altra ufficialità importantissima. Poi abbiamo il Bari, Gietkier in cima alla lista per l'attacco, l'ex Monza quindi continua a piacere ai Galletti, che però seguono anche Simi in vista del prossimo campionato di Serie B. Fidelis Andria, Casoli sul piede d'addio, accordo con la Casertana, e poi Virtus Francavilla, rinnovato il contratto di Riccardo Idda. È stato il terzo rinnovo contrattuale di quest'estate per i biancazzurri, che dopo aver appunto confermato sia Miceli che Patierno hanno anche blindato fino al 2024 il difensore e capitano appunto nell'occasione dell'amichevole con il Lecce. E poi abbiamo il Cerignola, per il reparto offensivo piace Montini, e a brevissimo sarà dei nostri, mi dicono dalla regia, anche il collega Vito Di Noi, collega appunto di Antenna Sud, con cui parleremo di Serie D, parleremo di eccellenza, ma non prima di aver continuato a fare il punto su quelle che sono le notizie pomeridiane. Fidelis Andria, in arrivo un giocatore del Campobasso. Vi invito in questo caso ad andare a pescare questo articolo che troverete sia su antennasud.com che su tuttocalciopuglia.com. E poi ancora notizie legate al Bitonto, in arrivo due classe 2004, il Fasano ha trovato l'intesa, in attacco arriva l'ex Casa Casarano Pipistrelli. Davvero ci si sta muovendo tantissimo in Serie D, con il Casarano che è particolarmente attivo, e il Fasano non è da meno. Poi per quanto concerne il Taranto, vi stiamo raccontando la situazione legata al caso, se così vogliamo chiamarlo, di AB con la società che vuole tesserarlo, di AB che ha ben figurato anche nel corso dell'ultima amichevole contro
una squadra rappresentativa irpina e quindi vedremo se sarà un giocatore del Taranto oppure no. Ci sono chiaramente dei piccoli problemi burocratici che però vedremo se la società tarantina riuscirà a superare strappando di conseguenza Diaby al Brindisi. Foggia, ai dettagli una trattativa per un giocatore, scuola Milan, anche in questo caso vi invitiamo ad andare a cliccare sulla notizia per scoprirne qualcosa di più e questo è quanto per quanto concerne quello che troviamo durante la giornata di oggi su tuttocalciopuglia.com, la casa del calcio pugliese, sito che la squadra sportiva di Antena Sud aggiorna davvero in maniera possiamo dire anche estremamente stancante, davvero si fa un lavoraccio per stare dietro a tutte le operazioni di questa pazza sessione estiva di calciomercato. Prima, quando eravamo in collegamento con la collega Claudia Marrone, vi abbiamo parlato di una sessione di mercato molto particolare in Serie C, non è da meno la Serie D, ma fra pochissimo anche di questo parleremo con il buon Vito Di Noi, con il quale, come vi ho già anticipato, ci concentreremo anche sull'eccellenza. Eccellenza che lo scorso anno ha regalato alla nostra Puglia ben due promozioni. Mi dicono dalla regia che non abbiamo ancora Vito, giusto? E quindi vediamo di andare avanti, abbiamo ancora due ospiti, appunto il buon Vito Di Noi e poi il direttore sportivo Massimo Bava. Con quest'ultimo invece vedremo, abbiamo Vito, perfetto, abbiamo Vito Di Noi, buonasera Vito. Ci sono Alessandro, buonasera a te, scusa un piccolo contrattempo. Figurati Vito, allora stavo già anticipando qualcosa ai nostri amici telespettatori con te, che ci parlerai un po' di quello che è il punto sul calciomercato di Serie D, un mercato che sta vedendo un Casarano davvero ovunque, un Fasano che sta raccogliendo ufficialità su ufficialità, però anche tra le fila delle squadre baresi si muove qualcosa. Beh sì Alessandro, assolutamente, io credo che oggi il Bitonto abbia dato un segnale strategico per quanto riguarda la porta, perché è stato ingaggiato Filippo Petrarca, portiere importantissimo per la categoria classe 2001, quindi rientrante nella calderone degli under, però il Bitonto aveva già confermato Figliola, che è un over, un classe 99, ciò significa che ci sarà una staffetta in porta in base anche all'importanza delle partite, alla necessità di schierare l'over oppure l'under. Fermo restando che sono calciatori entrambi di grandissimo spessore, almeno per quanto mi riguarda. C'è stato anche qualche movimento a Molfetta, soprattutto sul fronte delle riconferme. Il Molfetta ha riconfermato il difensore Lobianise, classe 99, ex Casarano, ma anche giovanissimi Romio, che è un centrocampista, classe 2003, e anche l'attaccante Francesco Sipanno, anche lui è un classe 2003, erano già nel giro della prima squadra dallo scorso anno, dato che li ha voluti fortemente in ritiro, che si sta svolgendo in questo momento proprio a Bari. Queste sono le notizie principali che riguardano le baresi. L'Altamura ha riconfermato Canese, difensore classe 2002, ma ormai un veterano di questo girone H. Il Gravina pesca molto sia da Rotonda che dalla Sicilia, l'ultimo NS, Francesco Parisi, difensore classe 2003. Senti Vito, ti chiedo al volo anche qualcosa sul calciomercato di eccellenza. È un mercato che procede diversamente rispetto a quello della Serie D, ma comunque c'è più di qualcuno che si sta muovendo, giusto? Sì, giusto Alessandro, oggi il Manfredonia ha ingaggiato Vito Morra, attaccante importantissimo e reduce dalla cavalcata del Barletta, dall'eccellenza alla Serie D. Chiaramente i tifosi pontini sperano fortemente che si ripeta anche chiaramente al Miramare. Però più che un'eccellenza vigile sul mercato, perché i grandi colpi li hanno già fatti, mi riferisco a Sansevero, Mole e Manfredonia, è un'eccellenza che nel girone B sta vedendo veramente Città di Gallipoli sugli scudi, Falconieri, Fruci, hanno anche ingaggiato Benvenga dalla Fidelisandria. Secondo me il Gallipoli in questo momento, parlo del Città di Gallipoli e non del Gallipoli Football, ha dato un segnale importantissimo alla categoria. Questi sono giorni bollenti anche sul fronte burocratico. Capiremo quelli che sono i futuri, no, di Trani, di Napoli, che potrebbe passare il titolo a Trani, ma anche per quanto riguarda Sava e Matino, che sono le compagini in questo momento un po' più a rischio, oltre ovviamente all'Asset Lab Grottaglie, che ha già rinunciato all'iscrizione all'eccellenza, quindi la vetrana è praticamente ripestata, ma manca soltanto l'annuncio ufficiale. Sei stato puntualissimo come al solito Vito, per quanto concerne l'eccellenza ci auguriamo di assistere a due promozioni così come abbiamo visto nel corso della passata stagione, grazie e ti auguro una buona serata. Grazie a te Alessandro, buona serata.
Ed era il nostro ultimo collegamento per quanto concerne questa puntata di Speciale Calciomercato. Speciale Calciomercato che tornerà venerdì sera, sempre alle ore 20:45. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata sui nostri canali.